tutti coloro che ci hanno aiutato, diciamo il nostro gruppo che ha aiutato in questa impresa. Ringraziamo in particolar modo Luciano De Marchi e suo fratello, che sono due istituzioni per questo locale, ma non solo per questo locale. Ci dispiace che Carlo non è qui con noi stasera, però è come se lo fosse. Noi, come dicevamo anche precedentemente, la nostra è stata un po' un'azione di cuore, perché acquistare Trarè non è solo acquistare un ristorante, un hotel, è acquistare un pezzo di storia del Canavese e di Castellamonte. Quindi la mia famiglia, la famiglia di Caretti Mattioda, diciamo, ci siamo subito capiti, nel senso che piuttosto di perdere questa istituzione, questo diciamo cosa veramente importante per tutti noi che siamo di Castellamonte, che siamo nati qui, che abbiamo vissuto anche la nostra gioventù, piuttosto di farla acquistare, farla portarcela via da qualcuno che non ha attinenza col territorio, non avrebbe avuto senso da parte nostra. Quindi ci siamo trovati subito sull'intento. Poi, parlando con i gestori, che sono due ottimi ragazzi che già da anni si sono dimostrati validissimi, abbiamo trovato subito un'intesa per poter poi continuare questo rapporto. Infatti, logicamente, noi abbiamo acquistato queste mura, ma la casa è la casa di Roberto e di sua moglie Federica, che continueranno l'attività che tra l'altro tutti ben conoscono e la stanno portando avanti molto bene. Quindi da parte nostra non dobbiamo fare nulla di particolare, dobbiamo solo accompagnarli, cercare di migliorare per quel che si può, soprattutto magari abbattendo qualche barriera architettonica, facendo qualche miglioria, però noi dobbiamo solo accompagnare loro. Quindi da parte nostra il risultato è ottenuto e sicuramente la nostra equipe insieme ai gestori porterà avanti il nome, speriamo, di questo locale, che è un locale veramente importante per tutti noi, per noi di Castellamonte, ma per tutto il Canavese e diciamo per tutta la regione, perché i Trarè lo conoscono veramente. Questo è stato per noi un grande risultato e speriamo di continuare così. Bravo, grazie. Io mi ripeterei, cioè, perché ha già detto tutto Paolo, l'ha spiegato benissimo. Certo, speriamo di riuscire a contribuire ad accompagnare in questa avventura che ormai dura da parecchi anni, quella che è un'eccellenza per il nostro paese, insomma, sicuramente, e non solo, per tutto il contesto del territorio più in generale canavesano e piemontese. Per cui cercheremo, ci sforzeremo di garantire che si faccia il possibile per andare avanti così, e anzi, se possibile, anche portare qualche miglioria, come ha già detto Paolo. Dopodiché ci affidiamo logicamente agli attuali gestori, di cui abbiamo la massima fiducia e stima, e per cui ringrazio anch'io tutti i tecnici che ci hanno assistito e tutti voi. Quindi passo la parola a Luciano. Non è solo la memoria, ma a loro, per due settimane non sono riuscito a dormire e a non avere il pensiero fisso, perché qui parlavano che potessero arrivare due stranieri. Ma sono arrivati due stranieri, io e Enrico siamo di Baggio. E quindi Desiree, di con me questa notizia mi ha disturbato. Ah, lì che sta, sì, ecco. Tu sei l'unica. La notizia mi ha disturbato enormemente, come potete ben immaginare. Sono nato qua, siamo la mia famiglia è cresciuta qua, è nata qua, praticamente tutti sono nati qua. E vederlo andare in mani sbagliate ci avrebbe offeso, ci avrebbe reso molto infelice. Per fortuna ci sono questi due baldi giovani che hanno quattro. Aperto le portemonnaie e hanno acquistato. Insomma, io, mio fratello purtroppo sarebbe venuto, ma aveva un male al piede terrificante e quindi non poteva muovere, non poteva camminare. E tu sai, lì vado io. E se c'è da dire qualcosa, vi inventerò qualcosa. E voilà, tutto lì, è finito. Siamo molto contenti come famiglia, quello che rimane della nostra famiglia. E tanti auguri a tutti. Grazie. Buoni grazie. Bene. Grazie. È stata una gioia avervi.
Roberto, vuoi dire qualcosa anche tu? Visto che tu mi tocca qua, dopo istituzioni così, parlare. No, anche lei sono molto contenti, anche perché abbiamo fatto 2-3 anni non facili, memoria, non sapeva di che andava questa proprietà, quindi per noi non è stato così facile lavorare. Invece siamo contenti che adesso c'è la proprietà con cui raccontarci, andare avanti, loro hanno anche dei progetti, quindi siamo contenti di essere qua tutti insieme, di portare avanti questa tradizione. Speriamo, quest'anno sono 107 anni di storia, quindi speriamo di andare avanti, non so se altri 100, sì. Però magari loro, non lo so, ecco. Però speriamo tutti insieme di portare avanti questo nome, questo pilastro di Castellamonte, del Canavese, e anche fuori, noi con la nostra famiglia, speriamo con tutti i ragazzi, siamo tutti molto, molto contenti e molto soddisfatti di questa loro scelta, ecco, quindi auguri a tutti, ecco, buon lavoro a tutti.